Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video bomba e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi facciamo il gift card to friends raga per next gen, lo scambio veicoli per next gen. Potete usare la base o potete fare anche il con to com. Quindi il requisito è un amico che ci dà una mano e che ci dà il veicolo moddato o l'aereo che sia o quello che vi pare piace. Poi dobbiamo avere l'abbonamento al casino ragazzi. Dopodiché ci servirà il bunker con all'interno il com che deve avere il deposito veicoli e all'interno deve avere il veicolo che volete sacrificare. E anche il vostro amico dovrà possedere il com, ragazzi. Quindi a questo punto possiamo iniziare con il glitch. Quindi andiamo dal nostro casino e entriamo all'interno. Vi chiamate il veicolo personale in modo che sia fuori dal casino. Il veicolo personale deve essere quello dentro il com, quello che volete sacrificare. Una volta che siamo all'interno, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Dovremo andarci a chiamare Simeon o Gerald, è uguale, ragazzi. Una volta che avete chiamato Simeon o Gerald e avete richiesto l'attività, aspettate che arriva l'attività e intanto gli dite al vostro amico che vi passerà il veicolo di avviare un lavoro da titano, ragazzi. Quindi a questo punto, per chi giocherà Play, dovrà partecipare sull'amico che sta nel titano. Per chi gioca ad Xbox, invece, si farà mandare un invito. Quindi, appena arriva la notifica di Simeon, la apriamo fino alla schermata bianca, come vedete a destra, ragazzi. E a questo punto accettiamo l'invito o partecipiamo sul nostro amico. Appena vedete il recupero, spammate A o X per accettare sia la notifica che il lavoro da titano. Una volta che siamo nella prima allerta, gli diciamo al nostro amico di quittare il lavoro da titano, poi accettiamo la prima allerta e quando siamo ragazzi sulla seconda allerta aspettiamo 6 secondi. Contate fino a 6 secondi e poi accettate anche la seconda allerta. A questo punto, quando rispawneremo, avremo la lobby chiusa dell'attività, come ben vedete. Se è in questa situazione, vi siete buggati. Raga, se invece non c'è scritto chiusa, dovete riprovarci. E vi consiglio ogni tot anche di cambiare lobby. Quindi a questo punto usciamo dal casino, che adesso si può uscire, che hanno fissato il bug che ci bloccava dentro, e chiamiamo il com. Gli diciamo anche al nostro amico di salire sul nostro veicolo personale, ragazzi, e fate attenzione di attendere che vi spawna in mappa, perché come è successo a me, se chiamate il com e entrate subito nel casino non spawnerà. Quindi aspettate che spawna, fate salire il vostro amico sulla macchina, come vedete a me la minimappa mi lampeggia al veicolo personale, e adesso possiamo rientrare all'interno del casino. A questo punto cosa facciamo? Veniamo qua dall'ascensore, come vedete ci dà il menu e vi consiglio di stare proprio nell'angolino di sinistra, perché a volte poi passa la tizia con i piatti, vi sposta e il glitch non viene. Quindi vi mettete in questa posizione e aprite il menu di pausa e andate su attività che vedrete ragazzi, scusate, che sono grigie e non le potete avviare. Quindi cosa dobbiamo fare? 2 minuti di countdown, raga, lo so, ma per next gen purtroppo è così. Bisogna aspettare 2 minuti, perché? Perché facendo questa attesa riusciremo a sbaggare passivamente l'attività di Simeon bloccata. E appena noi chiudiamo poi il menu di pausa, si aprirà da sola l'attività. Quindi il trucco sta qua, ragazzi. Quando sono passati i 2 minuti, e mi raccomando non fatelo prima, perché tanto sennò non viene il glitch, tenete premuto il menu di pausa o option se state giocando la PS5, ragazzi, e appena mollate option o il menu di pausa, spammate A o X se giocate da PS. Saremo all'interno dell'attività di Simeon, chiudiamo l'attività e sbadabam, regà! Finalmente saremo in OTR anche su Next Gen. E così potremo andare a fare lo scambio massivo in base operativa oppure il com to com. Quindi ragazzi, adesso vi spiego il com to com, ve l'ho fatto rivedere ieri, ve lo faccio anche rivedere oggi. Andiamo direttamente dallo strip club con il nostro com e con il veicolo personale che ci porterà il nostro amico.
Quindi, una volta arrivati dallo strip club, dobbiamo mettere noi il com in questa precisa posizione. Guardate bene dov'è il mio pallino blu del com. È al centro dell'intersecazione con il vicolo di destra e il vicolo centrale, vedete? Il punto preciso è proprio quello. Quindi scendiamo dal nostro com, saliamo sul nostro veicolo personale, ragazzi, e dobbiamo metterci in quest'altra posizione che adesso vi faccio vedere. Semplicemente bisogna mettere il veicolo da sacrificare, che sta nel com, in questo caso la mia LG, davanti all'entrata dello strip club. Praticamente dobbiamo avere la porta del guidatore messa in questa parte, raga. Non è difficile, è facilissimo, basta che vi mettete in questa posizione. Quindi cosa dobbiamo fare adesso? Una volta freccia a destra, raga, si buggerà la Madonna Santa. E una volta che si è buggato tutto, cosa facciamo? Scendiamo dal veicolo premendo triangolo o Y. E una volta che siamo fuori possiamo avviare un'attività. Avviate il lavoro da titano, che funziona sempre, ragazzi. Vedete, in questo caso io ero sul veicolo e non ha funzionato. Ora scendo dal veicolo e così posso avviare l'attività. Avvio l'attività e una volta che sono all'interno del lavoro titano, che sono nella lobby, raga, l'acquitto. Quando spawnerò di nuovo in lobby, salgo sul veicolo che voglio prendere. In questo caso mi passa il mio amico questo veicolo qua, ragazzi. Non è mod, ma non è importante. Io vi devo far vedere come scambiare su Next Gen. Quindi dite al vostro amico di chiamare il suo com, ragazzi. E una volta che ha chiamato il suo com, lui dovrà entrare nella parte dietro, quindi nel deposito, e dovrà invitarvi tramite il menu interazione. Quindi a noi ci arriverà la notifica e una volta che accetteremo la notifica saremo in una schermata nera infinita. Ciò vuol dire che abbiamo preso il com. Aspettate che il vostro amico vi dica di vedere il veicolo effettivamente nel suo com e a quel punto chiudete il gioco e lo riavviate, ragazzi. Quindi una volta che siamo in storia facciamo start online, sessione sola, inviti o ad amici, quello che vi pare e piace. E una volta che siamo spawnati, raga, andremo a richiedere il veicolo personale del com. Intanto, ragazzi, ne approfitto per dirvi che è rimasto l'ultimo giorno per la promozione degli account a 20€. Non esitate a contattarmi se volete sfruttare ancora questa promozione. E intanto, raga, vi faccio anche vedere che una volta che richiediamo il veicolo e il com avremo quello che abbiamo preso. Quindi potete prendere un aereo, raga, potete prendere il veicolo personale, potete prendere anche quelli del CEO, ma dovrete sacrificare come veicolo personale il veicolo del CEO, ragazzi. Quindi a questo punto lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix e supportate il canale. E alla prossima, bella regà, spada bam.